raccontare, guarda, io è un po' quello che io scrivo nel prologo del libro, perché non a caso è all'inizio, ed è una cosa che io ci tengo molto quando, sia con le scuole, sia nelle serate che faccio, tutti i miei giri, di dire, boh, mi piace, ci sono due cose che io, poi dopo ci sono tante cose, il libro è un'immensità di cose che potrebbero essere lette continuamente, però c'è il prologo e alla fine quando dico che io da piccolo, la mia vita che è stata venendo fuori da questa storia, che nel prologo quando io dico che, io dico sì, ma io non sono figlio, questa è una storia normale, io non sono il figlio del mito, io non sono il figlio di un eroe, io sono il figlio di una persona e di una storia di combattenti, di gente che ha saputo scegliere che bisognava combattere nella loro vita e quelle cose lì. Perché mi sento spesso e volentieri che quando arrivo così, che mi presento, che genere, ah, arrivo, io non mi sento quel personaggio che molti mi hanno, come dire, non so se come l'etichetta che ti hanno dato in qualche maniera. Io sono stato uno che ho lavorato per una vita intera, ho fatto le scuole elementari, ho finito la quinta, poi sono andato a lavorare. Sono stato poi, dopo, va bene, ho fatto il contadino fino a 20 anni, sono andato fuori, sono stato alcuni anni in Unione Sovietica, sono stato in una compagnia di Otello Sarzi, che era stato compagno d'armi di mio padre. E la storia dei Sarzi legata a doppia gettata con la storia dei cervi, così. Ho fatto tante cose, però farei fatica ad esprimermi nel senso di dire, farei fatica ad esprimermi nel senso di dirti cose. Io ho cercato sempre di interpretare la vita restando il più possibile coerenti con quelli che erano gli ideali della storia della mia famiglia, di avere sempre un occhio rivolto a quelli che erano in condizioni peggiori delle mie, di quelli che la loro vita è stata una vita di sofferenza, di aiutare chi veniva trattato male e come oggi arrivare legato alla storia dei migranti, è stata la storia della gente esodati, non esodati, disoccupati, gente che si trovano ai margini della società e ai margini del mondo, che mi sento quasi in colpa per prendere 1.000 euro al mese di pensione perché so che tanti non arrivano neanche a prendere la metà e di arrabbiarmi quando sento qualcuno che piange che ne prende 1.500, non ti dico 3.000, 4.000 che non voglio neanche parlarne, ma che prende più di quello che prendo io e che continua a piangere perché non riesce a farcela. Io lo dico, e allora quelli che prendono 500? Cioè io dico con te, quelli che prendono 500 come fanno a vivere se noi prendendo 1.000, 1.200 quello che è non ce la facciamo? E allora vuol dire che c'è questa, che non ci accontentiamo mai, va bene? Noi diamo, è lo stesso discorso che ti facevo prima, noi pensiamo che, ma sai, cioè, chi prende 3, 4.000, invece di dire che prende 5, 10.000 sono dei mezzi ladri e chi ne prende 20 è un ladro completo, noi diciamo che siamo noi che invece dobbiamo battere perché dobbiamo arrivare lì. Ma noi non pensiamo che se noi arriviamo lì c'è qualcuno che, se c'è adesso ci sono alcuni poveri, saranno ancora di più i poveri, perché non è che l'economia sia una cosa che si possa risolvere. Se i soldi non li prendiamo a quelli che ce li hanno, non possiamo mica, no? Ti dico questo perché delle volte che parlo, che dico speriamo che mi continuino a dare la pensione, no? Per dirti, no? Sai, con questi momenti bui, perché e lo sappiamo, è il 29 e la storia ci dice che abbiamo avuto momenti grandiosi e poi abbiamo avuto delle ricadute, potrebbe succedere e potrebbe anche che domani non mi danno neanche quella piccola pensione che prendo, che va bene, cioè, e gli dico così, e la Madonna, ma cosa stai lì? Noi abbiamo dei diritti. Ah, ma se tu hai i diritti che le case sono vuote, io ho il diritto, me lo sono guadagnato la pensione, ma se chi mi dà la pensione praticamente dice che non hanno più i soldi, che cosa faccio? Vado a rubare in banca oppure cosa faccio? E allora bisognerà pure che riflettiamo su questo. Prima di arrivare a questo, pensiamo tutti quanti uniti per dire che non possiamo pensare di arrivare a quello se poi nello stesso momento ci sono dei milionari.
E allora questo è il problema. E allora, ma noi dobbiamo affrontarlo, e non tanto per dire, ma sai, perché è venuta avanti una storia che chi ha capacità, questo è, fa parte della mia vita, della mia battaglia che ho fatto. Cosa vuol dire che se uno ha delle capacità grandi deve prendere tanto? Cosa vuol dire che se uno ha studiato 20 anni deve prendere tante volte più di uno che invece non ha, che fa l'operaio, che fa il contadino? Ma tu pensi che io che sono andato nei campi a 11 anni ero, sono stato me, perché sai, è giusto che prendo, perché hanno fatto un sacrificio di 20 anni di studi, e io che l'ho fatto a 12 anni ero a fare il contadino, e tu che a 12 anni eri a fare l'operaio o andavi a fare il garzone come tanti miei amici che mi hanno raccontato, andavi a fare il garzone per 2 lire da un fabbro o da un casaro, oppure andavi a fare il manovale da un muratore perché, e stavi lì dalla mattina alla sera ed eri piccolo, ma facevi lavori anche più pesanti, perché tanto tu non ti potevi lamentare perché sei lì eri lì al suo servizio, hai capito? E tu pensi che sia giusto portare avanti e continuare su questo? Ma tu tenghi qua, ma io, tu hai avuto dei privilegi che studiando hai potuto capire, magari puoi ammirare le bellezze di un quadro, che a me che non so neanche cazzo vuol dire, puoi capire, puoi andare a teatro, puoi andare a vedere delle cose che ti danno. Io dove vado che non ho potuto fare niente di questa storia qua, ho dovuto lavorare per una vita intera. Allora avrei il diritto io di avere 2 soldi in più per almeno dire, vabbè, visto che ho fatto una vita così grama, adesso posso anche prendermi qualcosa. No, è al contrario. Io ho fatto una vita grama da piccolo, devo continuare a fare una vita grama da grande. Oggi non si può neanche fare questo discorso, spesso lo dico, perché ci sono dei ragazzi che studiano 20 anni e poi non trovano neanche un misero di lavoro. Ci sono ragazzi che si laureano, poi vanno da questi vecchi baccucchi, balordi, grandi scienziati, avvocati, roba del genere, come mi ha raccontata un amico, una ragazza che ho conosciuto, che ha fatto 15 giorni per fare un programma, che non dormiva neanche la notte, che quello si è preso 20.000 euro e a lei gli dà 400 euro al mese, e lui ci ha fatto solo la firma, hai capito? Questo lo so, io oggi c'è un mescolamento che è più proletario quello che deve diventare avvocato che non quello che è un lavoratore. Ma perché abbiamo lasciato andare le cose a questa maniera qua? Allora è questo, hai capito? Io adesso non so se ho risposto alla tua domanda, perché io sono una caterva di casino, però dico quello che penso. E la mia vita è stata questa, in battaglia, sono stato in Unione Sovietica, sono stato 4 anni in Unione Sovietica, ho visto delle cose che non mi andavano, ho parlato con una, dico massimo, non so, per non esagerare, magari 100 persone, ma ero un pericolo, un numero uno che bisognava rimandare a casa perché potevo distruggere il potere sovietico parlando con 100 persone, e quindi tu già questo ti dice a che livello che siamo, no? Ma solo per dire un po' di giustizia, va bene? Per dire maschio, ma che? E quando a me mi rispondevano, quando gli facevo delle critiche, mi rispondevano, noi abbiamo avuto questo, e Cuba, e i paesi che abbiamo dato tanto gli aiuto ai paesi disperati, e soprattutto abbiamo avuto 20 milioni di morti. Ci ho detto, e non ti vergogni? Non ti vergogni? Tu stai parlando qua vivo, tranquillo, con la pancia piena, e mi tiri fuori 20 milioni di morti quando ti dico che ci sono delle manchevolezze nel sistema. Se io ti sto criticando le cose che non funzionano in questo sistema e tu mi dici, ma sai, abbiamo avuto 20 milioni di morti, ah sì? Ah, questa è la risposta? Ma io vorrei che tu mi rispondessi, vivi, che cazzo stanno facendo? No? Quando io ai ragazzi gli dico che viene, qualche, perché sai ci sono anche partigiani che non capiscono, che a presentarsi dai ragazzi per dirgli noi abbiamo combattuto per portarvi la libertà, per portarvi la democrazia, non capiscono che parlando così a dei ragazzi che hanno dei voti spaventosi, dei ragazzi che non capiscono che cazzo faranno nella loro vita, non gli dai mica un aiuto. Li fai sentire ancora più depressi di prima. O non ti ascoltano, oppure la Madonna, cosa mi hai portato qua? Perché mi hai portato? Perché posso prendere una moto e andare in giro?
Perché, posso, perché, oh, perché tu non ce l'avevi, invece io ho la macchina? Perché pensi che perché io ho la macchina sia l'uomo più felice di questa terra? Cioè, questo è dico. Allora dico, ma perché dobbiamo arrivare? Andiamo lì, gli diciamo quando parliamo dei partigiani che siete voi che dovete essere i nuovi partigiani, che partigiani non è quello che è dato, che noi partigiani siamo costretti ad andare in giro con un fucile, che non ci saremmo mai voluto andare. Che era pesante girare con un fucile su e giù per le montagne e soprattutto era pesante pensare che questo fucile mi serviva per ammazzare un'altra persona, ma che ero costretto a farlo, ma che spero che non sia mai più possibile essere costretto a questo, ma non tanto per fare quello che non che alla fine o a casi in cui il ragazzo ti chiede, ti fa la domanda che ti fa e dice ma quanti fascisti, quanti tedeschi hai ucciso? Cioè, questa sarebbe quella la conclusione di un dialogo che tu hai con un ragazzo. Io vorrei che il ragazzo dicesse, ma che aiuto mi puoi dare dopo tutto questo per darmi una mano anche a me a continuare a combattere, visto che tu ormai stai arrivando alla fine, visto che sarò io che dovrò essere il nuovo partigiano. Cos'è che insieme possiamo fare? Cos'è che possiamo dire? Cos'è che possiamo analizzare? E quando gli dico, anche che lì sono, qualcuno mi ha detto sei troppo cattivo, lo so, bisogna, ogni tanto lo penso anch'io, perché gli dico delle volte mi scappa di dirgli, quando un compagno partigiano che vi dice, un partigiano vi dice tutto questo, che vi racconta quello che è stata la sua storia, no? Le sue cose, che alla fine, fategli una domanda. A nome mio, che io non ci sono in quel momento, fatemi una domanda a nome mio e dire, devo fare una domanda, che sono passati 70 anni dalla fine della guerra di liberazione, no? Sono passati 70 anni, ci vuoi raccontare in breve quello che hai fatto dopo, perché tu ci hai raccontato per mezz'ora quello che hai fatto da partigiano, raccontaci quello che hai fatto dopo. Così magari riusciamo a scoprire se sei un burocrate o se sei uno che invece ha continuato a battersi. Così almeno potremo sapere se hai continuato a batterti per creare ancora quella giustizia che non abbiamo raggiunto o se invece ti sei seduto dietro uno scranno perché ti fa comodo. Lo so che è un po' cattivo, ma è così la storia. È così perché io gli ho detto tante volte, anche il discorso di parlare di partigiani e quel genere, mio padre e tanti altri hanno fatto negli anni 30 delle battaglie incredibili, no? In clandestinità, nascosti, fa tutte quelle cose. Ha costruito il primo gruppo partigiano e quando è andato su montagna è dovuto tornare indietro perché invece di averci seguito erano rimasti solo loro. E allora, e dopo l'epopea, certo, nel 45 andavano tutti in montagna perché se no li portavano in Germania. Cioè, ma dirti per questo che bisogna pure ragionare. Noi abbiamo avuto dei casi a Reggio Emilia, e poi dopo abbiamo avuto dei casi a Reggio Emilia, che gente che poi si sono diventati dei dispotici perché andavano a nome come, che essendo stato partigiano, andava a requisire della roba che non gli aspettava. Ma non potevi dire niente perché io sono stato partigiano. E oh, momento, hai detto in dialetto no, ma che me sono stato partigiano, ma scherzi mia tanta, o tir fuori o se no chi la vedo. E questo non è sicuramente stato un fatto positivo e che ha portato avanti la battaglia di chi invece voleva veramente. Quando mia madre, che mio padre non era sposato, e non era sposato, e se ti dico che gli diceva questo dicendo che ho due figli, io quando ho portato via mio padre, che l'hanno portato in carcere, avevo 3 mesi, quindi non è che gliel'ha detto 20 anni prima, no? E gli ha detto sapendo come lui stava rischiando. Perché quando mio padre era sempre sotto rischio e gli ha detto io non siamo sposati, rimango qua con due figli, non mi riconosco, no? Lei parlava con quelli che erano le regole, no? Che se non siamo sposati non mi riconosceranno neanche come vedova, perché non sono vedova, cioè, no? E quindi aveva il coraggio di dirgli quello, sapeva, anche se lui non gli contava niente di quello che stava facendo, lei lo sapeva, lo vedeva quel rischio che stava correndo, non era mica nata in un secchio, no? E quando gli ha detto queste cose, la risposta sua è stata quella, ma tu pensi che il mondo che ci sarà domani guarderanno queste cose che dici te? Ma te sarai riconosciuto più di qualsiasi altro se io cadrò in questa battaglia feroce che stiamo facendo, capito? E infatti il risultato è stato questo, che mia madre ha avuto la pensione di guerra perché durante la presidenza di Pertini era stato fatto passare una legge che chi era stato compagna di un partigiano, di un combattente, no? E aveva i diritti che avevano gli altri. Quindi lei ha cominciato una ventina d'anni dopo che gli avevano fucilato il marito, va bene?
E ti dirò di più, io che risultavo nei miei documenti, io ho avuto una storia, questa è della mia storia, che io ho avuto, sono entrato in casa Cervi, che portavo il cognome di mia madre. Io sono nato lì, no? Cresciuto lì, ma io non ho il nome Cervi Adelmo, me l'ha dato mio nonno che avevo già 14, 15, non so. E anzi, subito ho avuto due cognomi, mi chiamavo Castagnetti Cervi Adelmo, Castagnetti era il cognome di mia madre, no? E poi dopo i 18 anni ho potuto scegliere, allora ho tradito mia madre mantenendo il cognome Cervi, che era quello che mi aveva dato mio nonno. E quindi, ma tu pensi che per quanto tempo io, quando io alla fine del libro che dico si cullava da solo, che il bambino che non capiva come mai questo mondo era così cattivo nei suoi confronti, no? Io vedo la storia che mi girava attorno, anche questo aveva il suo peso, non capivo chi ero, non capivo quelle storie c'era attorno, no? Capivo che veniva il burocrate di partito a cercare mio nonno magari con l'autista e io a 11, 12, 10 anni, 9 anni quando andavo a casa da scuola, alle prime scuole dovevo andare a fare qualche cosina o nella stalla o nei campi perché c'era bisogno di un aiuto, no? E viene quello e non ti dice neanche una parola di sollievo e ti chiede dove è tuo nonno perché deve prendere mio nonno per andarlo a portare non so a quale manifestazione, che gli ho detto addirittura l'avete portato, non so, veniva un presidente di una cooperativa che poi dopo l'ha anche mandato in malora, ma intanto lui si faceva grande perché lui sul palco vicino o l'oratore nel palco vicino c'aveva il Papa Cervi e quindi era grande. E come dico anche io poi smitizzo tutto perché li mando a fanculo, cioè, ma voglio dirti, ma è possibile che attento, perché la mia cosa è dire, cioè, qua è qualcuno che ci gioca sopra, qualcuno che può fare quelle cose qua, ma poi dopo ci stiamo o non ci stiamo? Stiamo solo qua a dire abbiamo l'eroe dei due mondi, ma poi dopo, domani, sei uno di quelli che sei preoccupato se la macchina ha una strisciatina in sopra o sei preoccupato per quel ragazzo che è morto mentre stava scappando da un paese dove è stato trattato peggio che da noi durante il fascismo? E quei pluridi personaggi che ti dicono siamo stanchi di mantenere questa gente che prendono 15, 16, 10 mila euro al mese, che io gli dico, fate quando sentite qualcuno che parla così, la prima domanda, chiedeteli che stipendio prende, va bene? Che sia o no deputato, che sia quello che sia, chiedeteli, se uno di quei personaggi vi dice che scoprite che è uno che prende 10, 15, non so cosa, ditegli, siamo noi che siamo stanchi di mantenerti, hai capito? Tu dovresti vergognarti di parlare, che tu prendi 10 volte quello che prendo io, che lavoro tutto il giorno. Invece noi ci mettiamo lì, ah sì, se hai detto questo, vuol dire che è un personaggio importante, bisogna chiedere cosa del genere. Diteglielo che molti di quelli che parlano così la sera prima sono andati a cena con gli ambasciatori di quei paesi dove questa povera gente deve scappare perché sono trattati come delle bestie. Diteglielo, e la sera prima si sono scappellati davanti a questi ambasciatori, davanti ai potenti di quel paese. Diteglielo che non c'è qualcosa che non quadra in tutta questa situazione. Diteglielo che nei paesi dove devono scappare non sono là perché è un paese povero, perché ci sono anche dei super ricchi anche là dove sono, che se ne approfittano di questa gente che gli tocca scappare, che non ha neanche da mangiare. E diteglielo che questi loro personaggi non parlano mai così di questi personaggi perché sono uguali a loro, ma parlano solo di quei poveri disperati che devono scappare dai loro paesi. Diteglieli queste cose qua. Altrimenti non ci stiamo a raccontare delle favole che non servono a niente. Questa è la volontà di voler dire se vogliamo o no vivere in un mondo diverso di quello e più giusto di quello che abbiamo. Non tanto in Italia la democrazia, la libertà, la Madonna di Dio, che cazzo di libertà voglio se non mi dai neanche il minimo che mi aspetta? Che libertà è quella? Questo è il discorso. Allora sì, è importante la libertà, ma che sia una libertà vera. È importante la democrazia, ma che sia una democrazia vera. Non una democrazia al servizio dei potenti, che allora non abbiamo conquistato niente se andiamo avanti con questa strada qua. Vabbè, se no, cioè, mi arrabbio troppo. Mamma mia, adesso, devi dire che le fai che ti tocca. Vabbè, o sono così poi, se non va bene questo, domani vai a intervistare un altro che gliela racconta diversamente e sono bella poggia qua. Cioè. Quando io dico quello che penso, poi dopo lo mettiamo lì, ma però io ti devo dire che
quello che io quando questo che te lo dico te lo dico a mille incontri, ma ho trovato, magari forse qualcuno c'è, ma non ho trovato nessuno che mi abbia risposto dicendo che sono utopie, che sono fuori dal mondo, che sono fuori da questo. Vedo la gente in faccia che ti fanno sentire dire sì. E allora che cazzo aspettiamo a muoverci? Se tutto va bene, siamo poche centinaia, migliaia, non so cosa, ma cominciamo a dirle queste cose qua, cominciamo a muoverci qualcosa.